Nel contesto dell'8 giugno, Sacra della Ciliegia, ci troviamo qui all'ingresso delle Grotte di Pastena per parlare della città che naturalmente sicuramente avrà dei personaggi illustri. Ecco, il sindaco, il dottor Arturo, ci dirà un po' come sono evolsi i tempi con le varie personalità che si sono distinti in questa zona. Ma sicuramente il nome che più si ricorda è quello dell'attore Nino Manfredi, che aveva il genitore originario del nostro paese e aveva anche un'abitazione nella quale lui è rimasto fino all'età di 6 anni per poi trasferirsi con la famiglia a Roma. Successivamente magari il paese non è stato ricordato per vari motivi e i legami si sono un po' diradati, anche legami affettivi, sentimentali. Per quanto riguarda, diciamo, personaggi importanti, noi abbiamo sicuramente oggi delle figure rappresentative che lavorano nel campo dell'imprenditoria, lavorano nel campo dell'università, che sono sicuramente prestigiose, insomma, non vanno sulle prime pagine dei rotocalchi, però abbiamo una buona rappresentazione di professionisti di alto livello che lavorano con enti prestigiosi e non solo in Italia ma anche all'estero. Per quanto riguarda la frequentazione delle grotte, oltre, ripeto, all'attore Terence Hill, abbiamo avuto anche la visita l'anno scorso di Rossana Banfi, la figlia di Lino, che ha fatto un servizio per le grotte, e poi ultimamente stiamo notando una sempre crescente attenzione da parte di paesi europei. Anche questa mattina c'è stata una delegazione della Scandinavia che ha fatto una visita alle grotte perché questo sito potrebbe rientrare nel loro interesse turistico, così come 15 giorni fa abbiamo avuto la TV maltese che è venuta alle grotte per far conoscere anche sul loro, voglio dire, territorio questa realtà. Le grotte parlano da sole, noi facciamo semplicemente in modo che chi arriva possa trovare accoglienza, ospitalità e diciamo, tutti quei servizi essenziali per rimanere qui a Pasina, per innamorarsi di questo territorio e del nostro paese. Ecco, tornando al 70° di anniversario della liberazione dell'Italia e con la linea Gustav, perché questa zona è stata molto martoriata, le grotte ha qualche episodio riguardo all'Olocausto del Ma 1944? allora, qui la storia è anche molto complessa e noi abbiamo avuto bombardamenti sul centro storico con vittime civili, abbiamo avuto vittime di rappresaglie naziste.